Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Quest'oggi vi presentiamo una grossa novità, come avrete letto dal titolo del video, che è arrivata da pochi giorni anche qui in Italia. Si tratta della dashboard per la nostra Fire Stick TV. Se già la nostra Fire Stick vi sembrava un prodotto all'avanguardia che dava molteplici possibilità sia di comandare il nostro dispositivo vocale, perché c'è integrato, e quindi poter comandare tutta la casa semplicemente schiacciando un tasto del telecomando, di poterci far accedere a delle app, vedere delle applicazioni, entrare in Prime, eccetera, 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 quest'oggi vi presentiamo un qualcosa che da qualche giorno finalmente è stato rilasciato anche qui in Italia. Andando a vedere un po' su Google, quindi googlando un pochettino, abbiamo trovato questa novità di elettronica, questo aggiornamento che è stato fatto sulla nostra Fire Stick, che dà la possibilità di avere la dashboard anche sulla nostra Fire Stick. Che cos'è la dashboard? Immaginate un po' come l'Echo Show 15, c'è la possibilità di vedere tutti i vostri dispositivi di casa e di poterli toccare, azionare, spegnere, accendere, programmare, fare e disfare direttamente dal televisore di casa vostra. Come? Tra poco ve lo faremo vedere. La cosa bella è che c'è anche una zona dedicata totalmente alle telecamere. Quindi se avete delle telecamere di videosorveglianza compatibili con il nostro assistente vocali, avete la possibilità anche di poterle vedere tramite il televisore. Quante volte può capitare che magari il cellulare è sotto carica e non avete la possibilità di avere sotto mano un qualcosa che vi faccia vedere le vostre telecamere? Beh, i televisori sono sempre a portata di tutti, se poi avete più Fire Stick meglio ancora, vi basterà, dopo vi faremo vedere come, entrare in questo dashboard, andare nella sezione telecamere e vedere non solo le telecamere di videosorveglianza, ma bensì anche i video in diretta di ciò che sta vedendo il vostro Echo Show 8, 10, 15, piuttosto che. E in più la dashboard ci dà la possibilità di avere tutto quanto sotto a portata di mano, ce l'abbiamo tutti lì. Ma ho parlato anche troppo, andiamo a vedere direttamente come funziona, come si attiva, come si entra, come si fa, come si disfa, insomma andiamo a vederlo, dai, andiamo! Siamo nella home page della nostra Fire Stick e adesso andiamo a richiamare il comando che ci servirà per poter accedere al pannello della casa intelligente, quindi la nostra dashboard. Premete il tastino presente qui sul telecomando, se mette a fuoco, metti a fuoco, vero? Quindi si azionerà il nostro assistente vocale e dovrete semplicemente dire mostra il pannello della casa intelligente. Qualche secondo ed eccolo qui. Come potete vedere, lì sulla destra c'è l'Echo Show qui che ho in cucina che sta riprendendo. L'Echo Show invece, quello subito a sinistra, è scuro perché c'è il coprilente attivato. Dopodiché ho una telecamera chiamata corridoio che però non è attiva perché per adesso l'ho staccata, mi servirà prossimamente. E poi se andiamo in cucina ho una telecamera Edgevis che vi faccio vedere come verrà visualizzata. Questa sezione delle telecamere è davvero molto interessante. Eccola qui. Avete praticamente in diretta tutto quello che accade. Usciamo dalla telecamera. Sopra abbiamo la casa intelligente, che quindi racchiude tutti i vari dispositivi che abbiamo. Dopodiché abbiamo i gruppi che sono stati creati, le luci, le spine, gli interruttori, le telecamere. Qui è proprio specifica, quella di prima era una generale. E i termostati. Quindi se noi ad esempio andiamo in luci e ci spostiamo ad esempio sul lampadina, premendo, noi la accenderemo. Adesso non vi faccio vedere la ripresa della lampadina che si è accesa, però vi posso garantire che si è accesa. La ripremiamo e si spegne. E torniamo alla casa intelligente. E qui, come potete vedere, come vi dicevo prima, abbiamo quindi le telecamere, i preferiti e poi possiamo entrare nello specifico per vedere tutti i vari dettagli che ci sono, premendo le tre lineette, come vedete in basso, che viene suggerito. Qui possiamo non solo accendere e spegnere la lampada della cameretta, ma anche dimmerarla, quindi aumentare e diminuire la luminosità. Insomma, una buona novità che secondo me può aiutare parecchio per poter avere un controllo maggiore, non solo dal cellulare, non solo in maniera vocale, ma anche se per caso, ripeto, avete sotto carica il cellulare, potete in qualsiasi caso accedere alla vostra Fire Stick TV e comandare lo stesso a casa vostra.
Eccoci qui ragazzi, questa era la novità che finalmente è arrivata ed è stata introdotta anche qui in Italia per quanto riguarda le nostre Fire Stick, abbraccia tutte le Fire Stick, quindi una volta che si è aggiornata avrete anche voi la possibilità tramite quel comando vocale di potervi accedere. Il video è molto breve, ma era un qualcosa che secondo me aveva quel di più che è molto utile e che andava assolutamente comunicato, anche perché come vi abbiamo detto non appena abbiamo qualche novità noi ve la comunichiamo in maniera tempestiva. Parlo sempre al plurale perché faccio anche le veci di mio fratello, che è un periodo che è un po' preso, ma a breve tornerà anche lui, non vi preoccupate. Anzi, ciao Marco, dai, presto tornerai anche tu a fare i video. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter magari andare a dare un'occhiata alle Fire Stick. Se per caso non siete ancora felici possessori di un dispositivo come questo, vi consiglio di farlo perché ha veramente tante possibilità di utilizzo. E io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!